recuperare e finalmente riusciamo a farlo. Passerei immediatamente la parola a Matteo che presenta il professor Giorgi e vi auguro buona serata. Grazie mille, grazie a tutti voi per esservi collegati questa sera. Questa sera abbiamo il piacere di avere con noi il professor Filippo Giorgi, uno dei più influenti e citati scienziati dell'atmosfera. Lui è fisico dell'atmosfera e esperto climatologo. È fisico di formazione, ha studiato fisica all'Università dell'Aquila per poi muoversi verso gli Stati Uniti per fare un PhD al Georgia Institute of Technology. Attualmente ricopre il ruolo di direttore del Dipartimento di Geoscienze presso l'Istituto Internazionale di Fisica Teorica a Trieste, dove studia il suo maggior tema di ricerca è appunto il cambiamento climatico, la modellistica, la simulazione legata a quest'ultimo. I riconoscimenti e le posizioni ricoperte dal professore sono molte, ne cito le principali. È stato vice chair dal 2002 al 2008 dell'organo esecutivo del Comitato Intergovernativo sul Cambiamento Climatico, l'International Panel for Climate Change, organizzazione che è risultata vincitrice del Nobel, per la pace assieme ad Al Gore nel 2007. Ha anche ricevuto la medaglia Alexander von Humboldt dalla European Geosciences Union, la più importante società scientifica nel campo delle geoscienze, per il suo contributo al progresso della scienza nei paesi in via di sviluppo, ed infine ha recentemente vinto il premio Motu Mundi, sempre per il suo contributo alla ricerca nell'ambito dei cambiamenti climatici. È un grande onore per me aver invitato il professor Giorgi qui con noi. Il tema della conferenza sarà appunto il cambiamento climatico. E se poi ci saranno delle domande da parte del pubblico, saremo felici, insomma, di raccoglierle. Insomma, vi preghiamo di alzare virtualmente la mano così da darvi la precedenza. Alternativamente potete anche lasciare un commento sulla diretta YouTube del canale del collegio che dovrebbe partire, sebbene con un ritardo di 20 secondi, anche su YouTube. Ecco. Ringrazio ancora il professor Giorgi e gli lascio la parola. Grazie mille. Va bene, grazie Matteo e grazie al Collegio Ghislieri per avermi invitato. Speravo, ormai ne parliamo da più di un anno, speravo di venire di persona, ma insomma speriamo che ci sia un'altra occasione. Intanto faccio lo share screen. Ecco qua, si vede? Si vede lo schermo, sì? Ok, Sì, si vede. perfetto. Allora, come diceva Matteo, io sono un esperto di sostanzialmente modellistica climatica. Quello che facciamo qui a Trieste è di studiare i vari processi che portano appunto ai cambiamenti climatici. E questa presentazione parlerà ovviamente di cambiamenti climatici, ma visto quello che sta succedendo con la pandemia, ho pensato di dargli anche così una direzione un po' particolare, anche perché, come vedrete, ci sono molte similarità fra la crisi climatica e la crisi della pandemia Covid-19. E inizio intanto con ricordarvi che anche se praticamente nell'ultimo anno i media e anche l'attenzione delle persone si è focalizzata quasi esclusivamente sulla pandemia, il problema dei cambiamenti climatici è tutt'altro che passato, anzi siamo in piena emergenza. Gli ultimi 2 anni, 19 e 20, sono stati anni con enormi, straordinarie anomalie climatiche.
Quindi vedete alcuni esempi. Per esempio, nell'estate del 2019 c'è stata una record-breaking ondata di calore nel centro e nord Europa. Per darvi un'idea, questi sono eventi simili a quello che è successo nel 2003. Sono eventi che dovrebbero accadere una volta ogni 10.000 anni. Sono dalle 4 alle 5 deviazioni standard dalla media e già ne sono successi diversi negli ultimi 20 anni, quindi già questo ci dice che qualcosa sta cambiando. Ma questa ondata di calore ha generato, vedete qui in basso a destra, una fusione accelerata dei ghiacci della Groenlandia che in realtà non si era mai vista prima almeno dagli anni 50, quindi sostanzialmente nell'ultimo secolo. Abbiamo avuto la stagione più intensa, più attiva, diciamo così, per numero di uragani nell'Atlantico. Ricorderete siccità e incendi in Australia. Ovviamente tanti di questi incendi sono di origine dolosa, però diciamo l'entità di questi incendi è stata dovuta anche ad una delle ondate di calore più intense che hanno avuto negli ultimi anni. Ricorderete gli incendi nelle foreste artiche. E anche qui in Italia, per chi vive qui in Friuli o in Veneto, nell'ottobre del 2018 c'è stata la tempesta Vaia, che ha distrutto intere foreste sulle Dolomiti, cosa che non era mai successa a memoria d'uomo. O il 12 novembre del 2019 c'è stata l'inondazione di Venezia per la seconda acqua alta più alta del secolo, e ghiacciare il Monte Bianco e così via. E vi ricordo anche che il 2020 insieme col 2016 sono stati gli anni più caldi nel record storico, e il 2020 è stato anche l'anno più caldo in Europa. Quindi siamo letteralmente nel mezzo di un'emergenza. Alcuni di voi diranno sì, ma queste cose, questi eventi, alluvioni, eccetera, succedono ogni anno. Il problema e questo qui, quello che vedete qui è un grafico che mostra il numero di eventi catastrofici di carattere meteoclimatico, cioè siccità, inondazioni e così via, dal 1980 al 2018. Sono dati di una compagnia di assicurazione, la Munich Reinsurance Company, che ovviamente sono molto interessati a queste statistiche. E vedete che il numero di questi eventi, è vero che accadono ogni anno, ma è salito da circa 200 all'anno negli anni 80 a quasi 800 nel 2018, e scommetto 2019-2020 saranno ancora più alti. Cioè un fattore 4 in 40 anni significa un aumento esponenziale con un tempo di raddoppio di 20 anni, che è su scale climatiche qualcosa di veramente eccezionale. E quindi è questo trend che è quello che preoccupa dal punto di vista climatico, e vedremo se questo può essere interpretato come un segnale del riscaldamento globale. Allora, per capire quello che sta succedendo e quello che potrà succedere nel futuro, bisogna anche un attimo andare a rivedere quello che è successo nel passato. Quello che vedete qui, dove è il mio puntatore, è una ricostruzione di alcune caratteristiche dell'atmosfera terrestre negli ultimi 650.000 anni. Questi 100, 0 siamo noi, è il tempo presente, 100.000, 200.000, 300.000 e così via. Si riesce a ricostruire appunto queste caratteristiche dell'atmosfera terrestre, come la composizione, per esempio la quantità di anidride carbonica, dall'analisi di carotaggi di ghiaccio che vedete in queste foto. Sostanzialmente, per chi ha visto il film The Day After Tomorrow, nella prima scena quello che Dennis Quaid stava facendo era prendere questi carotaggi, quando si forma il ghiaccio intrappola delle bollicine d'aria, e dall'analisi chimica di queste bollicine si risale ad alcune caratteristiche delle atmosfere passate. E alcune di queste caratteristiche chimiche sono degli indicatori di temperatura, come il deuterio o altri isotopi dell'acqua, che vedete queste due curve che sono qui giù. Queste potete interpretarle come temperatura globale, diciamo così, e vedete che c'è questo alternarsi di periodi caldi e periodi freddi, alternarsi
abbastanza regolare, per esempio c'è un ciclo di 120.000 anni e ci sono altri cicli all'interno. Se ricordate quello che avete studiato, mi sembra in terza media o agli inizi del liceo, questo è l'alternarsi dei cosiddetti cicli di Milankovic dovuto ad alcune piccole variazioni di alcune caratteristiche dell'orbita terrestre, come l'eccentricità, la parallasse e così via. Noi siamo qui alla fine di un periodo interglaciale. Va bene. Normalmente, se gli esseri umani non fossero sulla Terra, staremmo lentamente, nel corso dei prossimi 20-30.000 anni, andando verso la prossima era glaciale, come è successo più o meno in tutti i periodi caldi precedenti. Se non che gli umani sono apparsi sulla Terra, hanno sviluppato la civiltà e hanno cominciato a rimettere in atmosfera tutta una serie di sostanze chimiche, e fra di queste alcuni gas che vengono chiamati gas serra o gas ad effetto serra. Ormai tutti abbiamo sentito questo termine, ma vi ricordo più o meno che cosa significa, giusto per essere sicuri, perché è un concetto molto importante. E, diciamo, il clima della Terra viene alimentato sostanzialmente dalla radiazione solare. La nostra atmosfera è trasparente alla radiazione solare, ovviamente quando non ci sono nuvole, come oggi qui a Trieste. Questa radiazione arriva sulla superficie della Terra, la riscalda, e questa superficie, come tutti i corpi, per raffreddarsi ha bisogno di alcuni meccanismi, altrimenti la temperatura salirebbe indefinitivamente, e uno di questi meccanismi è di emettere radiazione infrarossa. Quindi a lunghezze d'onda più lunghe di quelle solari, e non si vede all'occhio nudo. Se non ci fosse l'atmosfera, questa radiazione fuggirebbe nello spazio e la temperatura della superficie sarebbe circa meno 15 gradi in media. Oggi è più o meno più 15 gradi, quindi sarebbe sulla trentina di gradi più bassa di quello che è adesso, quindi non particolarmente favorevole allo sviluppo della vita. Se non che fortunatamente c'è un'atmosfera, e in questa atmosfera ci sono alcuni gas che vedete elencati qui: vapor d'acqua, anidride carbonica, ozono, metano e diossido di azoto, che hanno la proprietà di assorbire una parte di questa radiazione infrarossa emessa dalla superficie. Anche loro si devono raffreddare e quindi la riemettono, però la riemettono sia verso lo spazio sia verso la superficie, e in questo modo trattengono una parte di radiazione negli strati più bassi dell'atmosfera e verso la superficie, la riscaldano e la mantengono alle temperature che hanno consentito alla vita di svilupparsi. Quindi di base questi gas serra sono positivi per l'atmosfera. Allora voi direte: qual è il problema se questi gas sono buoni per noi? Il problema è questo. Questa è la curva più importante in tutta la vicenda dei cambiamenti climatici, è la cosiddetta curva di Keeling. Keeling, quindi il nome Charles Keeling, è uno scienziato purtroppo scomparso qualche anno fa, famosissimo scienziato nel nostro campo, che aveva un laboratorio in cima a questa montagna, alle Hawaii. Questa montagna è diciamo un vulcano spento che si chiama Mauna Loa. Le Hawaii sono nel mezzo del Pacifico, quindi dove c'è l'atmosfera più pulita che si possa pensare sul pianeta. Lui era qui su già negli anni 50 a misurare la composizione chimica dell'atmosfera. E fra queste l'anidride carbonica. Negli anni 50 le quantità di anidride carbonica che lui misurava erano attorno a 310 parti per milione, cioè per ogni milione di molecola di atmosfera 310 molecole di CO2. Quindi non tanto, ma che hanno un importante effetto, questo effetto serra di cui abbiamo parlato. Già dopo una ventina di anni lui si rese conto che le quantità di CO2 stava aumentando, e già negli anni 70 lanciò un primo allarme dicendo: se la quantità di CO2 aumenta, il CO2 è un gas serra, l'effetto serra dovrebbe aumentare, e questo dovrebbe portare ad un riscaldamento globale con tutta una serie di conseguenze che vedremo.
La quantità di CO2 in atmosfera è continuata ad aumentare, il valore dell'ultimo inverno era circa 415 parti per milione. Se lo confrontate ai valori, lui è cominciato negli anni 50, ma ai valori preindustriali, quindi circa 280 parti per milione, è un aumento del 50%, 45% in poco più di 100 anni, che è una cosa che la nostra atmosfera, non ha, il nostro pianeta non ha mai visto nella sua storia recente, cioè degli ultimi 3 milioni di anni. Qui vedete sempre ricostruzione delle quantità di anidride carbonica in atmosfera negli ultimi 10.000 anni, noi siamo qui allo zero, 5.000-10.000 anni, vedete che durante tutto l'ultimo periodo caldo, che è iniziato presso poco 10.000 anni fa, l'ultima era glaciale c'è stata attorno ai 20.000 anni fa, il picco dell'ultima era glaciale, è stata abbastanza costante attorno alle 280 parti per milione e poi boom, questo rapido incremento. Oggi noi sappiamo sicuramente che questo incremento è dovuto all'uso di combustibili fossili, perché la CO2 è un prodotto della combustione e da varie, a parte che non c'è nessun noto meccanismo naturale che possa portare a una tale discontinuità, anche la composizione isotopica del CO2 e così ed altre indicazioni ci dicono con certezza che questo aumento è dovuto all'uso di combustibili fossili. Anche il metano è un gas serra importante, per molecola addirittura più importante della CO2, più efficiente della CO2, però ce n'è molto di meno, si misura in parti per miliardo. E le quantità di metano sono salite da circa 750 nel periodo preindustriale a più di 1750 attuali, cioè più che raddoppiate negli ultimi 100 anni. Anche in questo caso non si conoscono processi naturali che possano portare a una discontinuità come questa. Questo viene attribuito soprattutto ad allevamenti intensivi, perché il metano è un prodotto della digestione e questo aumento è stato riscontrato da quando si sono sviluppati allevamenti intensivi di mucche, piuttosto che maiali, pecore e così via. Quindi sono di origine antropogenica, noi siamo sicuri di questo al 100%. Se le quantità di gas serra aumentano dovremo trovare un riscaldamento globale. Ci sono tanti indizi, tante evidenze, non indizi, evidenze che questo sta accadendo. La prima, la più importante, è la stima delle temperature superficiali che vedete in questo grafico. Questo grafico riporta le temperature superficiali, in realtà sono delle anomalie rispetto ad un periodo di riferimento che è il 60-90. Dal 1880 al 2019, come si stimano queste temperature? Non è che ci sia un termometro che misura la temperatura della Terra, no. Si stimano mettendo insieme dati da decine, se non centinaia di migliaia di stazioni meteo, si mettono insieme i dati, si omogenizzano, boe, stazioni su navi, dati da satellite e così via, si mette tutto insieme e si ha una stima globale con un'incertezza che vedete in queste barrette azzurre. E diversi laboratori nel mondo fanno questo lavoro, più o meno i risultati sono in accordo fra di loro e ci dicono che negli ultimi 100 anni la temperatura globale è salita di circa poco più di un grado. Il valore ufficiale mi sembra sia 1,1 gradi, ma ci sarà un update il prossimo anno. Vedete anche che ci sono tutte queste piccole oscillazioni da un anno all'altro, quindi non è che ogni anno è più caldo del precedente, queste oscillazioni sono dovute al fatto che il clima è un sistema non lineare e caotico e quindi ha una sua variabilità naturale. Se siete curiosi di sapere cosa sta succedendo in Italia, questi sono gli stessi dati però per il territorio italiano, sempre delle anomalie rispetto a un periodo di riferimento. Qui i dati arrivano solo al 2013, quindi non includono gli ultimi anni che sono ancora più caldi. Vedete che si va più o meno da meno 1 all'inizio del secolo a più 1, se non ancora un po' di più rispetto a quello attuale. Cioè il territorio italiano si sta riscaldando ad una velocità che è quasi doppia
della media globale. Questo perché? Perché il riscaldamento non è omogeneo sulla superficie della Terra, ma ci sono delle zone, diciamo così, preferenziali, più sensibili al riscaldamento globale, che chiamiamo zone calde, e noi siamo proprio in una di queste, che è il Mediterraneo. L'altra zona calda per eccellenza è l'Artico, che si sta riscaldando anche a 3 volte la media globale, dovuto allo scioglimento dei ghiacci. Possiamo mettere in relazione quello che sta succedendo oggi a quello che è successo negli ultimi 2000 anni, anche per sfatare alcune leggende metropolitane che girano su internet e sono ripetute da vari scettici e così via. E quella che vedete qui è una ricostruzione delle temperature globali negli ultimi 2000 anni, basata su tanti indicatori, risultato di un progetto che si chiama Pages2K, in cui un gruppo di scienziati è stato chiesto di ricostruire queste temperature globali con la maggiore accuratezza possibile. Qui vedete 8 ricostruzioni con 8 metodi diversi, qui vedete l'incertezza, e comunque vedete quello che sta succedendo adesso è sicuramente molto molto anomalo, almeno riguardo agli ultimi 2000 anni. In particolare avrete sentito che durante il Medioevo le temperature erano più calde di adesso, eccetera, perché in Inghilterra si faceva il vino, cose di questo genere. In realtà vedete che oggi le temperature sono più alte di quelle del Medioevo, come sono anche più alte a quelle del periodo romano. Un'altra leggenda metropolitana è che durante il periodo romano le temperature fossero più alte di oggi, perché Annibale aveva passato le Alpi con gli elefanti e così via. Questa leggenda ovviamente non dice che quasi tutti gli elefanti sono morti assiderati nel tentativo di passare le Alpi, ma insomma vedete che anche in questo caso le temperature attuali sono le più calde negli ultimi 2000 anni. Ma possiamo metterle in relazione anche ad un passato più lontano, e in particolare un passato molto importante, perché è l'ultimo periodo interglaciale, che noi chiamiamo Olocene. Periodo che è durato circa 11.500 anni. L'ultima era glaciale era 20.000 anni fa, noi siamo qui 10.000 anni fa, 20.000 anni fa le temperature erano dai 4 ai 5 gradi più basse, quindi eravamo giù fuori dallo schermo, sono lentamente salite fino a raggiungere un optimum circa 10.000 anni fa. Poi per 5.000 anni, vedete, il clima, almeno le temperature sono state relativamente costanti, clima molto stabile, e questo ha consentito alla società di svilupparsi, diventare stanziale, agricoltura e così via. E poi, come vi dicevo, circa 4-5 mila anni fa è cominciata la lenta discesa verso la prossima era glaciale. Se non che, boom, questo è quello che sta succedendo adesso. Questo è tutto in scala. Quindi vedete, quel grado di riscaldamento globale, se visto nel contesto degli ultimi 11.000 anni, vedete che quello che sta succedendo ora è estremamente, estremamente anomalo. Non ha precedenti durante l'Olocene, probabilmente non ha precedenti in nessuno dei periodi caldi, almeno negli ultimi milioni di anni. Quindi quello che stiamo facendo al pianeta è sicuramente qualcosa che è molto anomalo riguardo alla storia del pianeta stesso. Ci sono altri segnali del riscaldamento globale. Uno è lo scioglimento dei ghiacciai. Chi di voi, voi siete giovani, magari i vostri genitori che vanno in montagna avranno visto come i ghiacciai alpini sono in fase di recessione. Infatti tutti i ghiacciai alpini sono in fase di recessione, ma questo sta accadendo su tutti i continenti. In particolare, qualche settimana fa abbiamo pubblicato un articolo in cui abbiamo stimato quanti ghiacciai rischiano di scomparire nei prossimi anni, entro la fine del secolo, e abbiamo calcolato che circa il 92% dei ghiacciai nello scenario più estremo potrebbero scomparire, ma più del 60% anche nello scenario meno estremo. Quindi purtroppo i ghiacciai alpini sono destinati a fare una brutta fine, diciamo così. E il problema principale della scomparsa dei ghiacciai è che i ghiacciai sono i maggiori depositi di acqua dolce sul pianeta, e quindi stiamo perdendo acqua usufruibile, e come sapete c'è già troppo poca acqua rispetto alle necessità della popolazione mondiale. Un altro fenomeno è lo scioglimento dei ghiacci artici.
Qui vedete l'estensione dei ghiacci artici a fine estate, quindi quando è minima. Negli anni 80 praticamente quasi tutto l'Artico era coperto di ghiacci. Questo è il 2012, l'anno scorso abbiamo avuto un minimo anche peggiore di questo, quasi la metà dell'Artico non è più coperta di ghiaccio a fine estate. Molti pensano che entro 20-30 anni potremmo avere d'estate un Artico senza ghiaccio. Infatti molti paesi già si stanno preparando a sfruttare le risorse dell'Artico. Anche in Antartide stanno succedendo cose molto anomale. Ovviamente le temperature in Antartide sono bassissime, meno 30, meno 40, meno 50 gradi anche, quindi non si scioglie quel ghiaccio lì. Però quello che succede in Antartide è che nelle zone costiere, in alcune zone, per esempio come la penisola antartica, questo è l'Antartico occidentale, esistono delle enormi lingue d'acque, lingue di ghiaccio che chiamiamo ice shelf in inglese, penso banchise sia il nome in italiano, che dai continenti, diciamo, si slanciano verso il mare, diciamo così, e siccome le acque si riscaldano dal basso, indeboliscono queste banchise, e praticamente ormai ogni estate assistiamo a ogni estate australe, ovviamente, assistiamo a fenomeni come il disgregamento di queste banchise per centinaia di chilometri. Qui vedete uno che è avvenuto nel 2002, 31 gennaio, 17 febbraio, 23 febbraio, 5 marzo. Vedete, nel corso di un mese centinaia di chilometri di ghiaccio si sono disgregati, e questi fenomeni ormai avvengono ogni anno. Il ghiaccio che si scioglie dai continenti si riversa nel mare e quindi provoca l'innalzamento del livello del mare, insieme con l'espansione termica dell'acqua che essa stessa si riscalda. Negli ultimi 100 anni il livello del mare globale si è innalzato di circa 20 centimetri. I modelli ci dicono che per la fine del secolo potremmo arrivare anche a 1 metro di innalzamento del livello del mare. Questo ovviamente è una cosa gravissima perché danneggerebbe tutte le zone costiere, città costiere come Venezia e così via. Questo è il dato di Trieste, più o meno in linea con la media globale. Quindi tutte queste evidenze ci dicono che siamo sicuri che ci sia un riscaldamento globale in atto, e tantissimi studi, insieme con il fatto che questo riscaldamento è completamente anomalo rispetto alla normalità della variabilità naturale, questo è dovuto all'aumento di combustibili fossili. Un altro effetto molto importante del riscaldamento globale è la cosiddetta intensificazione del ciclo idrologico. Che cosa vuol dire? Vuol dire che un'atmosfera più calda un'atmosfera più calda ha più energia. Scusate, e al tempo stesso può contenere più vapor d'acqua, per una legge che si chiama legge di Clausius-Clapeyron, che ci dice che la pressione di saturazione del vapor d'acqua aumenta in maniera non lineare con la temperatura. Questo vuol dire che il riscaldamento globale porta ad avere più acqua in atmosfera, anche perché aumenta l'evaporazione dal mare. Essendoci più acqua e più energia, quando piove tende a piovere più intensamente. E quindi abbiamo molte più di quelle che comunemente vengono chiamate bombe d'acqua, cioè eventi di tipo alluvionale. Al tempo stesso occorre più tempo per raggiungere l'innesco della pioggia, quindi si allungano anche i periodi secchi che, insieme con le temperature maggiori, provocano un aumento di siccità. In altre parole, piove meno frequentemente, ma quando piove più intensamente. Quindi aumentano eventi estremi di carattere alluvionale e siccitoso e portano a quel trend che abbiamo visto all'inizio della nostra presentazione, quindi completamente compatibile con il riscaldamento globale. Qui vedete quello che può succedere in futuro. Questo è quello che i nostri modelli ci dicono può essere il clima del futuro. Queste non sono previsioni climatiche, non sono previsioni in senso stretto, in senso meteorologico, perché come sapete queste previsioni non possono eccedere massimo 10 giorni, più o meno, a causa della natura caotica del sistema climatico. Questi sono degli scenari, cioè si costruiscono scenari di future emissioni
di gas serra basate su considerazioni socio-economiche. C'è tutta una comunità scientifica che si occupa praticamente solamente di questo. Si producono questi scenari, si mettono dentro modelli e i modelli ci dicono in che modo in media il clima può cambiare. Qui vedete due scenari principali. Questo blu che vedete qui è lo scenario più ottimistico, uno scenario in cui sempre queste sono anomalie di temperature rispetto non a temperature preindustriali ma rispetto a temperature attuali. Lo scenario più ottimistico ci dice che più o meno avremo entro la fine del secolo 2100 un riscaldamento, questa è incertezza, questo è il valore medio, di circa un grado rispetto alle temperature attuali significa più o meno 2 gradi rispetto alle temperature preindustriali, perché un grado ce lo siamo già giocati, come vi ricordate. Quindi 2 gradi di riscaldamento rispetto alle temperature preindustriali è più o meno l'obiettivo dell'accordo di Parigi del 2015, di cui parleremo in seguito. Quindi possiamo chiamare questo lo scenario dell'accordo di Parigi. Questo scenario, che è il più, diciamo così, estremo, anche più preoccupante, si chiama e viene spesso chiamato, più o meno appropriatamente, il business as usual, in cui si continua più o meno a bruciare i combustibili fossili disponibili. In questo caso abbiamo un riscaldamento globale che può raggiungere fino a 4 gradi rispetto ai valori attuali, e quindi 5 rispetto a quelli pre-industriali. Se già un grado sembrava tanto, vi farò vedere che cosa vuol dire 4 gradi. Questo vi fa vedere, qui vedete la distribuzione geografica del riscaldamento da questo lato e delle variazioni di precipitazioni. Adesso, senza andare nel dettaglio, questo è solo per farvi vedere che ci sono alcune zone che si riscaldano molto più di altre, quelle con i colori più scuri, e sono le famose zone calde di cui parlavamo. Faccio vedere questa perché, a parte l'Artico, che è la zona calda per eccellenza a causa dello scioglimento dei ghiacci, il Mediterraneo è un'altra zona calda del riscaldamento globale, dove avremo un forte aumento di temperature, soprattutto nella stagione calda, e una forte diminuzione di precipitazioni. Questo colore marrone significa diminuzione di precipitazioni, cosa che i modelli ci dicono dovrebbe accadere anche sull'Amazzonia, quindi potrebbe portare alla scomparsa della foresta amazzonica. Anche sul Sudafrica, Stati Uniti e così via. Questo è importante perché? Perché queste zone sono più vulnerabili e ovviamente le popolazioni che vivono in queste aree, soprattutto se sono aree molto povere, potrebbero portare ad un aumento del rischio di migrazioni di massa di quelli che vengono comunemente chiamati migranti climatici. La parte così un po' particolare che volevo farvi notare è che in realtà esistono molte similarità fra la pandemia e la crisi climatica, gli effetti dei cambiamenti climatici di cui vi ho appena parlato. Il primo è questo. Questi sono tutti grafici che avete già visto: anidride carbonica, temperatura globale, numero di eventi catastrofici, livello del mare. Visti uno per uno magari non dicono, cioè dicono quello che dicono, ma non più di tanto. Se li mettete tutti insieme vi accorgerete, se io fossi lì vi chiederei di che cosa vi accorgete che è simile in tutti questi casi. Siccome purtroppo non sono lì, ve lo dico io direttamente. La cosa che li accomuna è che vedete una accelerazione nelle ultime decadi. Vedete, la CO2 non è un andamento lineare, che farebbe una cosa più o meno così, ma nelle ultime decadi vedete questa accelerazione in quantità di anidride carbonica, accelerazione nel riscaldamento, qui incidentalmente non c'è il valore 2020 che è ancora più alto, accelerazione nel livello del mare, accelerazione anche in questo, nel numero di eventi catastrofici. Questo è l'andamento cosiddetto esponenziale, avrete sentito questo 1000 volte, in questo ambito. Sono sicuro che tutti voi avete visto dei grafici come questo, fa vedere il numero di casi attualmente positivi, casi totali, eccetera. Nel caso del Covid, questa è una
una figura del Covid nel metà ottobre, proprio alla partenza della seconda ondata, da ottobre 2020, e vedete che questo andamento esponenziale all'inizio della pandemia, molto simile a questi andamenti qui. Quindi già questa è una similarità, è come se noi stessimo vivendo climaticamente l'inizio di una pandemia globale. Un altro elemento che accomuna cambiamenti climatici e pandemia è che in tutti e due i casi, diciamo, il problema è partito da alcune zone, chi dice Cina, chi dice altro, ma adesso senza entrare quei dettagli per la pandemia, sicuramente zone calde come l'Artico e il Mediterraneo nel caso dei cambiamenti climatici, ma ormai gli effetti della pandemia come dei cambiamenti climatici si vedono praticamente in tutto il globo. Questo è quello che ci dice questa figura senza andare nel dettaglio. Quindi si parte da zone limitate per espandersi globalmente. La terza similarità molto importante è la presenza di cosiddetti punti di non ritorno. Avrete sicuramente sentito che nel caso della pandemia, se si superano delle soglie in alcuni indicatori, come questo famoso RT, la pandemia non si ferma più, o quantomeno non si ferma se non con misure estremamente drastiche. Anche nel caso dei cambiamenti climatici esistono processi di questo tipo, se si superano alcune soglie sono processi che diventano essenzialmente inarrestabili. Qui vedete due di questi processi molto importanti. Uno l'abbiamo poi già visto, è la fusione dei ghiacci della Groenlandia e di alcune zone dell'Antartide. Questa fusione sta avvenendo tra l'altro a una velocità molto maggiore di quella che prevedevano i primi modelli, e questo preoccupa molto la comunità scientifica, anche perché non è del tutto chiaro il motivo di questo, se è dovuto a alcune dinamiche del ghiaccio che non conosciamo, è dovuto all'inquinamento che rende il ghiaccio più scuro, quindi più assorbente della luce solare. Fatto sta che se si dovessero sciogliere tutti i ghiacci della Groenlandia avremmo un aumento del livello del mare circa 7 metri. Quindi Matteo, tu che sei di Trieste, probabilmente la tua famiglia dovrebbe spostarsi da qualche altra parte, come me del resto. Comunque, scherzi a parte, sarebbe un disastro completo per metà della popolazione mondiale. Adesso questo non succede in 10-20 anni, è un fenomeno che richiede ordine di 100-200 anni, però molti pensano che già oggi abbiamo raggiunto il cosiddetto punto di non ritorno, cioè abbiamo raggiunto una temperatura tale che la maggior parte dei ghiacci della Groenlandia potrebbero sciogliersi. È uscito un articolo su Nature qualche mese fa. Quindi sicuramente molto molto preoccupante. L'altro fenomeno preoccupante, di cui forse qualcuno di voi ha sentito parlare perché ultimamente è uscito un altro articolo su Nature, è quello dell'indebolimento, del collasso della circolazione oceanica termalina, quello che succede più o meno nel film The Day After Tomorrow. Tutti gli oceani del globo sono connessi da una circolazione che viene alimentata dalla formazione di acque molto dense e fredde nel nord Atlantico. Quando si formano i ghiacci sono acqua dolce, lasciano dietro acqua più salina, quindi più pesante, con densità più alta e molto fredda. Questa raggiunge il fondo dell'Oceano Atlantico, comincia a navigare sul fondo verso sud, entra nelle zone degli oceani dell'Antartide, si riscalda, torna su sull'Oceano Indiano e sull'Oceano Pacifico e poi ritorna su con una corrente di superficie dell'Atlantico, la famosa corrente del Golfo, che mantiene il clima dell'Europa relativamente stabile. Ovviamente se si formano meno ghiacci in Artico, cosa che sta succedendo, questa corrente si dovrebbe indebolire, addirittura alcuni modelli ci dicono che nel corso dei prossimi 150 anni potrebbe del tutto collassare. Questo articolo appena uscito dice che appunto si sta vedendo un indebolimento di questa circolazione. Se questo dovesse succedere, cambierebbero completamente le circolazioni oceaniche, cambierebbe completamente il clima della Terra.
cioè zone oggi aride potrebbero essere fertili, zone oggi fertili potrebbero essere completamente aride. E il Mediterraneo, in particolare, essendo una zona particolarmente sensibile, potrebbe soffrire molto di questo problema. Un'altra similarità è quella dei decessi. Avete visto che ogni volta si parla di decessi, finora la pandemia ha causato, penso il dato di ieri, qualche giorno fa, è circa 2,6 milioni di morti premature. Allora, l'anno scorso è uscito un articolo che cito qui, Lilleveld et al., in cui con degli studi epidemiologici è stato stimato che ogni anno muoiono di morte prematura, in maniera molto simile al Covid, quindi problemi respiratori, problemi cardiocircolatori, circa 8,8 milioni, fino a 8,8 milioni di persone al mondo. La pandemia ne ha uccisi 2,6, però nessuno chiama l'inquinamento una pandemia quando produce 4 volte più morti all'anno. Ovviamente qui sono stati lockdown, eccetera, ma i cambiamenti climatici dovrebbero peggiorare questo problema, perché si avrebbero periodi di alta temperatura e secchi molto, molto più lunghi. Quindi, vedete, ci sono tante cose che accomunano questi problemi. Anche il clima, ovviamente, è un killer, a parte durante uragani e così via, ma nell'estate del 2003, per esempio, per l'ondata di calore ci sono stati più di 30.000 decessi solamente in Francia e Italia. Concludo questa prima parte nel cercare di farvi capire che cosa significa tutto quello di cui stiamo parlando. E pensate, allora, avete già visto questa figura, no? Questa è la temperatura nell'Olocene, nell'ultimo periodo caldo. Come vedete, temperatura molto stabile. Pensate un po' a questa, supponete che sia la temperatura del vostro corpo, no? Quindi state tranquilli a casa, a fare le vostre cose, la temperatura è stabile, siete tranquilli. Improvvisamente succede questo. Questo è tutto in scala, come vi dicevo prima, che rapidamente, nel corso di poche ore, la temperatura vi sale di un grado, cioè passate da magari 36,5, che è più una temperatura che io ho in condizioni normali, a 37,5. Sicuramente vi cominciate a preoccupare, perché, come abbiamo visto, è una cosa molto, molto anomala. Non è che il pianeta ha questa febbre anomala tutti i giorni. Infatti, è la prima volta che l'ha. Allora vi attivate, cercate di fare tutto quello che si può per limitare i danni e così via, che nell'analogia climatica significa stare dentro l'obiettivo dell'accordo di Parigi. Succede questo, anche questo in scala, cioè 2 gradi, un altro grado nei prossimi 100 anni. Allora, se il vostro corpo fa una cosa di queste, sicuramente vi preoccupate non poco. Se da 37,5 in altre poche ore passate a 38,5, sicuramente cominciate a non stare troppo bene, e lo stesso sta succedendo al nostro clima in termini climatici. Ma la cosa peggiore è nel cosiddetto business as usual, cioè se non si fa niente per diminuire le emissioni di gas serra, come vedremo. Se questa cosa qui succede al vostro corpo, penso che sarebbe difficile che il vostro corpo sopravviva, e questo purtroppo è quello che è successo a 2,5 milioni di persone. E nel caso del clima, ovviamente la Terra sopravvive, non è che la Terra muore. La Terra, il tempo dei dinosauri era 10 gradi più alta. La Terra si adatta, alcune specie si estinguono, cambiano e così via. Quello che potrebbe non sopravvivere è la nostra società, perché fenomeni come uragani sempre più forti, diversi metri di livello del mare, perdita di acqua dai ghiacciai, ondate di calore sempre più frequenti, per una società come la nostra, che già oggi vive ai margini della sostenibilità, potrebbe effettivamente non farcela. Giusto per chiudere questa similarità, vi faccio vedere la prossima slide, che è questa qui.
Questo è quello che, questa è una slide che ho preso, sempre soliti casi, eccetera, l'ho presa, dunque quando l'ho presa, fammi vedere, a fine novembre, questa è la seconda ondata, vedete, molto simile a quello che è successo prima. Quindi le due, i due fenomeni sono molto molto simili, quindi io penso che sia ora che anche per quanto riguarda non solo i cambiamenti climatici, ma anche tutti gli altri problemi ambientali. L'inquinamento, abbiamo già visto che cosa sta combinando, ma l'inquinamento del mare, le plastiche, ne avrei sentito parlare, la deforestazione, l'inaridimento, la perdita di fertilità nel suolo. Tutti questi problemi insieme, secondo me, dovrebbero essere dichiarati una pandemia ambientale globale. E se si fa questo, deve essere affrontata come tale, con la stessa forza con cui si sta cercando di affrontare la pandemia Covid. Allora, come si fa? Che cosa bisogna fare negli ultimi 10 minuti per affrontare questo problema? Allora, per stabilizzare le temperature globali, bisogna stabilizzare le concentrazioni di gas serra. Per stabilizzare queste concentrazioni di gas serra non basta stabilizzare le emissioni, ma bisogna diminuire le emissioni perché il sistema non è in equilibrio, cioè l'atmosfera non riesce a smaltire la CO2 che noi stiamo immettendo. Lo smaltimento avviene o tramite la fotosintesi delle piante o tramite o va in soluzione sugli oceani. Ma questi sono processi lenti che non riescono a far smaltire quello che noi stiamo emettendo. Quindi dobbiamo diminuire le emissioni ed in particolare l'obiettivo, allora, prima di arrivare a questo, diminuire le emissioni significa cercare di contenere il riscaldamento globale al di sotto di quella che è una soglia di pericolo. La soglia di pericolo è una soglia al di sopra della quale tutti gli effetti del riscaldamento globale, eventi catastrofici, livello del mare e così via, perdita di fertilità e così via, diventano ingestibili, va bene? Diventano così intensi che, non si, che danneggiano troppo o hanno dei costi anche in termini di vite umane troppo alti per la società. Chiaramente questa soglia, noi siamo ancora al di sotto, quindi sarà ancora un riscaldamento globale, anche perché non si può pensare di smettere di usare combustibili fossili dall'oggi al domani. Ci sarà un ulteriore riscaldamento globale, quindi degli ulteriori effetti climatici a cui dovremo rispondere con politiche di cosiddetto adattamento, per esempio dighe costiere più alte come stanno facendo in Olanda. In altre parole, tutto il tema può essere riassunto nella frase gestire l'inevitabile, cioè adattarsi a quelli che sono inevitabili cambiamenti climatici, purtroppo, perché indietro non si torna, ed evitare l'ingestibile, cioè non superare quelle soglie al di là delle quali, anche con delle politiche di adattamento, non riusciamo a contenere gli effetti all'interno di valori accettabili. Allora, questa soglia di pericolo a Parigi nel 2015 è stata determinata essere 2 gradi rispetto a valori preindustriali, quindi circa 1 grado rispetto a quelli attuali. Questo non è un numero venuto a caso, ci sono stati tantissimi studi e discussioni per arrivare a questa soglia. Ovviamente è una soglia che non va presa troppo alla lettera, se si arriva a 2,1, insomma, non è che succeda niente di particolare, è una soglia di riferimento. Per rimanere all'interno di questa soglia, a Parigi nel 2015 si è detto noi dobbiamo raggiungere il picco delle emissioni entro il 2020 e poi una forte riduzione del 75-80% entro il 2050. Quindi il 2050 è veramente l'orizzonte temporale che oggi ci si pone. Entro il 2050 dobbiamo fare un phase out delle emissioni di gas serra. Questo è quello che sta succedendo, queste sono le emissioni di anidride carbonica, per lo più l'uso di combustibili fossili, che oggi rappresentano circa l'80% del consumo energetico, della produzione energetica,
dal 1900 ad oggi, al 2020, vedete qui questa salita abbastanza continua, tranne che in alcuni periodi particolari, questa è la depressione degli anni 30, gli anni della Grande Depressione, questa è la Seconda Guerra Mondiale, 44-45, questa è la crisi energetica degli anni 80, fine anni 70, voi siete troppo giovani per ricordarla, gli anni del famoso presidente americano Jimmy Carter, per capirci, per chi sa che chi è questo personaggio. Questa è la crisi finanziaria del 2009, che magari qualcuno di voi ricorda, questo è il lockdown. L'effetto del lockdown, diciamo paradossalmente, ha fatto sì che effettivamente abbiamo raggiunto il picco delle emissioni del 2020 e stiamo andando giù. Ovviamente non stiamo andando giù per le giuste motivazioni, perché non è che vogliamo avere un lockdown perpetuo fino al 2050. Quindi occorrono delle variazioni diciamo sistemiche ad alcuni settori socio-economici che adesso vedremo. In questo grafico, soprattutto questo qui, volevo farvi vedere che il problema purtroppo non è un problema che può essere risolto solo dall'Italia, solo dall'Europa o solo dagli Stati Uniti. Infatti in Europa queste sono le emissioni di anidride carbonica in vari paesi o regioni del mondo. Vedete che l'Europa già da un bel po' è in una fase di diminuzione delle emissioni, quindi relativamente virtuosa, perché in Europa ormai la green economy, come sapete bene, ha preso piede. Anche negli Stati Uniti, insomma a partire dagli ultimi anni, nonostante la posizione di alcune amministrazioni americane, vedete un trend in discesa, il problema sono i paesi emergenti come la Cina, che è il maggiore emettore, l'India e il resto del mondo, quindi Sud America, Sud-Est asiatico e così via, dove la Russia è più o meno piatta. Quindi è molto importante che lo sviluppo di questi paesi, sviluppo a cui questi paesi hanno tutto il diritto, non avvenga in maniera fossile, come è avvenuto nel nostro caso, ma avvenga in maniera un po' più intelligente. E cioè questa. Allora, qual è diciamo, la ricetta per diciamo, diminuire le emissioni di gas serra? Sono soprattutto queste. Allora, arriviamo all'energia alla fine, perché l'aspetto più importante, la riforestazione. Come ho detto, le foreste assorbono l'anidride carbonica con la fotosintesi e, come sapete, purtroppo al momento esiste una deforestazione abbastanza rampante, per esempio in Amazzonia, non in Europa, non in altre parti del mondo, ma soprattutto nei paesi delle zone equatoriali. Purtroppo stiamo assistendo ad un fenomeno di deforestazione molto intenso, anche a causa di alcune posizioni di alcune amministrazioni. Questo contribuisce circa il 10% del problema, ma è sempre il 10%, un 10% importante. Quindi è importante che la deforestazione cessi e si cominci a riforestare. Economia a chilometro zero, perché molte delle emissioni sono dovute ai grandi trasporti aerei e navali, quindi insomma, comprare più beni fatti localmente, che fa bene anche alle economie locali. Economia circolare, quindi riciclo delle risorse e riuso soprattutto delle risorse. La parte alimentare sembra una cosa un po' così, ma in realtà è importante proprio perché il metano, che è un gas serra molto forte, dipende dagli alimenti intensivi, quindi insomma, la dieta mediterranea, adesso non dico che dobbiamo diventare tutti vegetariani, ma la dieta mediterranea, oltre a far bene alla salute, fa anche bene al pianeta, tra l'altro all'acqua, perché per produrre un litro di manzo occorrono circa 15.000 litri di acqua, mentre per fare un chilo di patate ne occorre qualche centinaio. Quindi vedete che una dieta meno basata sulla carne è molto importante, ma mi preme dire una riduzione degli sprechi alimentari, perché oggi sprechiamo circa il 30% del cibo prodotto, che è una cosa assolutamente assurda. Ma il tema principale è il tema dell'energia, perché la maggior parte dell'anidride carbonica viene prodotta da combustibili fossili, quindi occorre fare due cose. Primo, efficienza energetica. Oggi noi sprechiamo circa il 65% dell'energia prodotta, 65%, più della metà.
al momento della produzione di energia, del trasporto e dell'uso. A parte questioni di coibentazione, eccetera, sappiamo benissimo che molti edifici, soprattutto quelli più vecchi, non sono molto efficienti e così via, anche le auto e così via. Uno dei problemi fondamentali è che i motori a combustione interna, quelli per capirsi che sono nelle caldaie che riscaldano le nostre case o nelle automobili, sono molto poco efficienti, hanno un rendimento molto basso rispetto ai motori elettrici. Quindi una delle cose che dovremmo fare è elettrificare molti settori, trasporti, riscaldamento, industria e così via, e ovviamente produrre energia non da centrali termiche a combustibili fossili, ma da centrali a energie rinnovabili. Qui c'è sempre la domanda, sì, ma questo si può fare, si può illuminare New York con il fotovoltaico, quel che sia? La risposta è che ormai questo è sicuramente possibile. Allora, quello che vedete in questa slide è una misura della convenienza economica di diverse forme di energia. Questa misura è il cosiddetto ROI, Energy Return over Energy Invested, cioè per produrre un kilowattora, un kilowatt di energia da petrolio, per esempio, io devo andare in Texas, devo scavare, prendere il petrolio, raffinarlo, portarlo a Trieste e metterlo nella mia auto. Quello mi costa una certa quantità di energia. Se il rapporto fra l'energia che produco e l'energia che spendo per produrla è il cosiddetto ROI. Una forma di energia è conveniente se questo ROI è maggiore di uno, se fosse meno di uno saremmo pazzi. Per fortuna questo ROI, no per fortuna, insomma, in tutti i vari casi questo ROI è molto alto, maggiore di uno. Durante il boom del petrolio negli anni 60 l'ROI del petrolio era 150, era un valore altissimo perché era facilissimo prendere il petrolio. Oggi è sempre più difficile arrivare a nuovi giacimenti, vedete che l'ROI del petrolio è fra 10 e 20. E soprattutto, vedete, questa freccetta ci dice che va sempre più diminuendo. Qui avete il carbone, il nucleare, insomma attorno a 10, purtroppo l'idrogeno ancora molto basso perché costa ancora molto produrre idrogeno. E qui vedete l'ROI delle rinnovabili, quindi eolico, che sono tecnologia solare, geotermico, fotovoltaico e così via. Vedete che non solo l'ROI è più alto, ma anche che la freccetta va verso destra, cioè più le tecnologie migliorano, e più questa forma di energia diventa conveniente. Diciamo, in sostanza, oggi la cosiddetta green economy ha quantomeno la stessa convenienza economica dell'economia fossile. Non solo questo, ma il costo di questa decarbonizzazione del sistema energetico, vi riassumo questa figura, per stare dentro l'obiettivo di Parigi, quindi 450 parti per milione più o meno, oggi siamo a 415, non lontano, il costo è circa il 4% del PIL globale, che in termini di miliardi è un numero molto alto, ma se pensate che il PIL globale cresce dal 3 al 4% l'anno, il costo è il 4% entro il 2050, significa che avremo lo stesso PIL nel 2051 al posto del 2050, quindi un costo del tutto sostenibile. Quindi in sintesi è una cosa che si può fare, non è facile, non si farà da un giorno all'altro, abbiamo un orizzonte di 30 anni, ma è una cosa che sicuramente si può fare e ci sono molti segni incoraggianti in questo senso. La green economy ormai in Europa ha preso piede, ma ha preso piede anche negli Stati Uniti, non per motivi ambientali, ma per motivi economici. Tra l'altro è la terza priorità dell'amministrazione Biden, quindi è sicuramente un buon segno. Sta prendendo piede anche in Cina, avete visto un appiattimento della curva della Cina, perché ormai la Cina è il maggior produttore di energia eolica, di macchine elettriche e così via. Allora, tutte queste cose di cui abbiamo parlato vengono discusse in queste convenzioni internazionali che si chiamano Conference of Parties, COP. Ci sono state la famosa COP di Kyoto che ha portato al protocollo di Kyoto, ce ne sono state altre, quella di Parigi nel 2015. Il problema fondamentale è che finora tutti questi accordi,
tutte queste convenzioni non hanno portato ad accordi vincolanti, cioè l'accordo di Parigi non è un accordo vincolante, ma è, diciamo, un'espressione di buone intenzioni. Cioè, per la prima volta tutti siamo messi insieme e hanno detto che i cambiamenti climatici sono un problema importante, dobbiamo stare dentro quei 2 gradi, possibilmente al di sotto. Io penso che sarà molto difficile. Sarà già importante raggiungere l'obiettivo dei 2 gradi, però non è vincolante. Quindi in realtà purtroppo al momento non abbiamo come dire, un framework internazionale che vincoli i paesi ad andare in una certa direzione. Ci sono varie cose, abbiamo visto le similitudini fra le 2 pandemie, ci sono varie cose che abbiamo imparato dalla pandemia Covid, le riassumo molto brevemente. Uno è la necessità di un'azione immediata. Se voi ricordate, ci è voluto un po' di tempo per attivarsi sulla pandemia, sulle mascherine e tutto questo. Probabilmente se alcune cose fossero state fatte prima, per esempio l'obbligo di indossare le mascherine, non si sarebbe arrivati al lockdown che c'è stato la primavera scorsa. Quindi un'azione immediata può evitare misure drastiche. Lo stesso nel caso del clima, anzi ancora peggio nel caso del clima. Perché l'anidride carbonica ha un tempo di vita in atmosfera che va da 50 ai 100 anni. Questo significa che tutto quello che mettiamo oggi influenzerà il clima per i prossimi 100 anni. Questo vuol dire che è da oggi che dobbiamo cominciare a implementare delle politiche di riduzione delle emissioni. Coordinazione internazionale. Non aiuta che la pandemia scompaia solo dagli Stati Uniti piuttosto che dalla Nuova Zelanda, perché prima o poi in un mondo globalizzato ritornerà anche lì. Quindi è importante che scompaia dappertutto e questo richiede una coordinazione, una cooperazione internazionale che finora purtroppo non c'è stata molto, ma che aiuterebbe molto, come aiuterebbe nel problema dei cambiamenti climatici, perché tutti i paesi del mondo risentono degli effetti, degli impatti del riscaldamento globale e lo producono con le emissioni di gas serra. Quindi tutti i paesi sono chiamati a mettersi in azione. Il ruolo molto importante della scienza e della comunicazione, fake news nel caso dei cambiamenti climatici ne trovate dappertutto, anche fake news che vengono proclamate da scienziati, sedicenti, esperti di scienza del clima, che esperti non sono, almeno non hanno mai pubblicato in questo campo. Quindi stare molto attenti dove si prende l'informazione, che va presa da fonti accreditate. E poi quest'ultimo punto. Nel caso del Covid uno può fare tutte le regole che vuole sulle mascherine o quel che sia, se poi la gente non le segue non serve a niente. Se la regola è di non avere, non so, aggregazione di più di 6 persone, se poi la gente si mette insieme in 20-30, non serve a niente avere la regola. Quindi ci vuole l'impegno personale. Nei cambiamenti climatici, stessa cosa. Tu puoi fare tutti gli accordi internazionali che vuoi, se la gente non cambia un minimo il proprio atteggiamento culturale verso l'ambiente, e non si arriva da nessuna parte. Ci sono molte cose che a livello personale possiamo fare e se c'è qualche domanda a riguardo ne possiamo parlare. Però io direi che sono praticamente arrivato alla fine della mia presentazione. Chiudo con questa slide che molti di voi riconosceranno, i vari movimenti ambientalisti che sono nati, che stavano sviluppandosi molto fortemente fino a prima della pandemia. Io penso che torneranno, perché, come dicevo, secondo me non si raggiungeranno accordi internazionali, quindi la spinta deve venire dal basso, dalla società civile, dalle aziende, dall'economia, ma soprattutto da voi, da voi ragazzi più giovani. Io ormai, insomma, quello che potevo fare, l'ho fatto, non l'ho fatto, non si sa, ma insomma. La spinta deve venire veramente dalle giovani generazioni. Ci sono tanti segni che questo sta accadendo e io devo dire che in generale sono moderatamente ottimista, perché secondo me l'era del petrolio è finita, il petrolio ha fatto quello che doveva fare, si passa alla prossima era, non demonizziamo niente, ma ci evolviamo verso forme di energia più razionali, più avanzate, che sono in questo momento le energie
alternative, la green economy sta prendendo piede, non abbastanza velocemente, quindi dobbiamo sempre fare in modo e spingere sempre di più affinché questo avvenga in maniera sempre più veloce. Con questo vi ringrazio, sono andato lungo di 5 minuti, ma insomma non è tanto rispetto ai miei standard, però io sono qui se ci sono delle domande, non ho fretta, mettiamola così. Quindi passo la parola, non so, a Matteo o a chi gestisce le domande. Intanto grazie infinite per quest'ora che è volata. E stavo per dire, per chi desidera fare delle domande, si può alzare la mano, vedo già che c'è una mano alzata. Io intanto esco dallo sharing, così... Sì, ecco, grazie, perfetto, qui c'è una... Eccoci. Vedo Roberto, ecco. Francesco può parlare se vuole fare la domanda, prego. Sì, salve, la mia domanda riguarda una cosa che ha citato nelle ultime slide riguardo agli autoveicoli. Scusa, alla... puoi dire da quale scuola vieni o da quale... Sì, io sono del Collegio Ghislieri e studio fisica. Fisica, ok. Sì, le volevo chiedere, essenzialmente perché ho letto alcuni articoli ultimamente riguardo a questa transizione ai veicoli elettrici, in particolare al provvedimento che sta prendendo in considerazione l'Unione Europea di bloccare la vendita dei veicoli endotermici a partire dal 2035. Sì. Avevo sentito numerose fonti che dicevano che una transizione troppo repentina all'elettrico provocherebbe l'effetto opposto, questo perché ad oggi la produzione di batterie ha un'impronta a livello di CO2 non tanto in Europa, dove abbiamo un'energia più sostenibile, ma principalmente in Asia, comunque molto molto importante, e che non garantirebbe un beneficio immediato, anzi provocherebbe un rilascio massiccio nell'atmosfera di CO2, più massiccio di come sarebbe ad esempio adoperando veicoli ibridi. E niente, le volevo chiedere un'opinione riguardo a questa cosa. Ma allora, io non sono un esperto di tecnologie energetiche, quindi non ti so dare un parere tecnico su questo aspetto. Infatti immagino che ti riferisci alle procedure che si usano per produrre le batterie, giusto? Esatto, sì, avevo letto un articolo in cui si diceva che mentre una batteria prodotta in Europa è più sostenibile, si parla intorno alle 2 tonnellate di CO2 emesse per la produzione di una batteria media per un autoveicolo elettrico, e in Cina si arriva addirittura quasi, in Cina o più in Asia, si arriva addirittura a 7 tonnellate di CO2 per batteria prodotta, allo stato attuale delle cose. Sì, no, diciamo che... allora, ripeto, io non posso dare un giudizio tecnico su questa cosa. Chiaramente, allora, questa conversione, questa decarbonizzazione del sistema energetico non è un processo che possa avvenire o che avverrà nel giro di pochi anni. È per questo che dicevo appunto che ci sarà un riscaldamento inevitabile. Diciamo, l'orizzonte sono i prossimi 30 anni. Quindi io ho parlato, non mi occupo nello specifico di questo, però ho parlato con vari esperti che mi hanno anche menzionato il problema a cui ti riferisci tu, come il problema di alcuni materiali che scarseggiano e così via. Però sono problemi che, insomma, sempre a sentire questi esperti, sono sempre in fase di miglioramento. E quindi, diciamo, l'aspettativa è che con lo sviluppo tecnologico sarà sempre più facile, con il miglioramento delle tecnologie, sarà sempre più facile e più efficiente fare questa riconversione. Tu, tra l'altro, tocchi un tema importante, che è quello dei paesi cosiddetti emergenti o più poveri, diciamo così, rispetto ai paesi industrializzati. Se tutto il mondo fosse a livello dei paesi industrializzati, questa riconversione, come anche notavi tu, sarebbe molto più veloce e molto più fattibile. Il problema è proprio quello dei paesi emergenti. Quindi molta della discussione che avviene in questi congressi è proprio nel trasferimento tecnologico ai paesi industrializzati
o economicamente più avanzati, se vogliamo, a quelli meno, ovviamente a costi sostenibili. Quindi molte delle negoziazioni è proprio per questo trasferimento, che questo trasferimento avvenga, ma avvenga ovviamente non a discapito delle economie dei paesi emergenti. Quindi ci sono chiaramente, cioè fare una riconversione completa del sistema energetico o del sistema dei trasporti non è mica una cosa che si fa da un giorno all'altro, sono tanti problemi che vanno affrontati, come per esempio la produzione mentre la produzione dell'energia da una centrale a petrolio tu puoi accendere e spegnere quando vuoi, con le rinnovabili non è così. Ci saranno magari dei giorni in cui hai più energia, dei giorni in cui ne hai meno. Ci sono tantissime centraline, se tutti noi mettiamo, non so, pannelli fotovoltaici con la possibilità di mettere in rete l'energia in più. E quindi, per esempio, ci sono tantissimi studi, tra l'altro una cosa interessantissima, su come gestire milioni di piccole centraline che hanno una produzione molto variabile nel tempo, si usano energie e si usano intelligenze artificiali per fare questo e così via. Quindi sono diversi problemi anche molto interessanti dal punto di vista scientifico, ma sono problemi che insomma ci si aspetta di riuscire a risolvere. Tu menzionavi la Cina si è posto un obiettivo che è abbastanza incredibile, che è quello di arrivare a emissioni nette zero entro il 2050. E quando insomma la Cina si mette in testa qualcosa, in genere riesce a farla. Quindi l'aspettativa è che con un impegno tecnologico, finanziario e così via si possano superare questi ostacoli. Ho capito, grazie mille. Grazie a te. Allora passerei la parola a Gianluca Alimonti, li attivo l'audio. Prego. Sì, buongiorno, mi sentite? Sì, potete anche attivare il video, magari così. Anzi, buonasera più che altro, non buongiorno. Buonasera. Allora, grazie innanzitutto per la presentazione. Io avrei una domanda relativa ai primi lucidi che ha presentato, in particolare a un grafico, mi riferisco, che ha presentato sull'andamento degli eventi estremi meteoclimatici. Se non erro, la fonte era Munich Re, una compagnia di assicurazione Munich Re. Ecco. Perché il database internazionale degli eventi estremi, dei disastri, diciamo, è tenuto, come sicuramente saprà, all'Università di Lovanio, in Belgio, dal CIRED, che lavora anche con l'ONU. Sì. E da questo stesso database in effetti emerge più o meno lo stesso andamento, almeno sino alla fine degli anni 90. Cioè un andamento decisa crescita sino appunto alla fine degli anni 90. Poi in realtà Luvagno, diciamo, questo database sino adesso poi mostra tutto un andamento costante, diciamo, dalla fine degli anni 90 ad oggi. Ecco, però in diversi report i ricercatori del CIRED hanno specificato molto chiaramente che la crescita che si vede sino alla fine degli anni 90 in realtà è una crescita apparente, perché essenzialmente dovuta a un miglior reporting che si è andato sviluppando e affermando nel corso degli anni. Non so, cioè le aree sono più popolate, la popolazione stessa è dotata di sistemi di comunicazione migliori, per cui spiega questa crescita solo grazie a un miglior reporting. Tant'è che anche se uno va a isolare i disastri dovuti a terremoti, che ovviamente non hanno niente a che vedere col clima e con l'andamento della temperatura, si vede che anche questi hanno lo stesso andamento, crescono sino alla fine degli anni 90 e poi sono più o meno costanti sino adesso. Quindi io avevo una slide anche con i terremoti, e quelli, la stessa slide con i terremoti era una crescita molto minore, un andamento molto più costante. Comunque, vabbè. Sì, sì, no, comunque, ma io riferisco poi ai commenti degli stessi ricercatori, no? Per cui fondamentalmente da quando il reporting è considerato affidabile, questi eventi estremi sono costanti, non mostrano più una crescita, che fondamentalmente è anche a grandi linee in accordo con quanto sostiene l'IPCC, perché l'IPCC stesso, parlando di osservazioni e non di modelli, l'IPCC stesso, tranne in un suo famoso report che è l'SRX, tranne per le ondate di calore, fondamentalmente dice che non ci sono osservazioni particolarmente significative che dimostrano aumenti di eventi estremi. Tant'è che anche gli uragani, i tornado, gli incendi, insomma tutti questi
eventi qua sono costanti, diciamo, più o meno, alcuni addirittura in diminuzione. Ecco, volevo un suo commento da questo punto di vista, cioè come mai si nota questa discrasia fra le osservazioni di questi eventi e anche report ufficiali, perché CIRED e IPCC sono fonti ufficiali, e quello che invece ci viene raccontato in generale dai media, dove sembra che stiamo andando a fuoco, si parla di bombe d'acqua. Cioè, ecco, volevo un suo commento da questo punto di vista. Allora, per quanto riguarda gli eventi di carattere termico, quindi ondate di calore e così via, questi sono sicuramente in fase di aumento, su questo non c'è nessun dubbio. Quindi quelli, tra l'altro, ogni anno il numero di record termici a livello globale aumenta sempre. Sugli eventi di carattere idrologico, quindi diciamo quelle che lei ha chiamato bombe d'acqua o che vengono comunemente chiamate bombe d'acqua, c'è più discussione. Soprattutto c'è più discussione sul fatto che la variabilità naturale è molto più alta. Adesso, è vero che l'IPCC in alcuni report ha notato questo andamento, però ultimamente l'aumento dell'intensità delle precipitazioni si comincia a osservare in molti luoghi, anche nelle osservazioni. Per esempio, anche noi nel 2015 abbiamo fatto uno studio in cui, però guardando le osservazioni di andamento di precipitazione giornaliera, dati di precipitazione giornaliera, questi facevano vedere un andamento prevalentemente di aumento dell'intensità, soprattutto dagli anni 70 in poi. Qui bisogna anche dividere un po' il record in periodi, perché come ha fatto vedere non è che questo riscaldamento sia costante, ma va un po' a gradini, e ci sono dei periodi dove, per esempio, dagli anni 70 fino agli anni 2000 c'è stato un forte riscaldamento, poi c'è stato un appiattimento della curva e adesso è ricominciato a salire. Dagli anni 70 fino all'inizio degli anni 2000 c'è stato anche lì, almeno noi nei nostri dati abbiamo riscontrati sicuramente un aumento anche dell'intensità degli eventi di pioggia. Quindi diciamo che sulla parte idrologica sicuramente c'è più discussione, è sicuramente più difficile andare ad identificare dei trend e in particolare attribuirli al fattore antropico. Per esempio, ho avuto varie discussioni con vari idrologi che hanno detto sì, è vero che in questo periodo di 30 anni è salito, ma se uno vede il periodo storico sul lungo termine, potrebbe essere parte di un'oscillazione con un periodo molto lungo. Quindi diciamo che sicuramente c'è più discussione sugli eventi idrologici, mentre sugli eventi termici l'aumento di ondate di calore è sicuramente comprovato. I modelli tendono a dirci di più, i modelli sono molto più sicuri di questo fenomeno, anche perché c'è una spiegazione fisica abbastanza semplice, diciamo così. I modelli anche vengono in genere, i modelli si danno degli scenari abbastanza forti, quindi il segnale si vede di più. Io penso che più andremo avanti, più questo segnale sarà chiaro, perché questa è una delle cose più sicure, cioè l'aumento del livello lunare, il scioglimento di ghiaccio, l'aumento di questi livelli estremi, anche dal punto di vista teorico, è una cosa che dovrebbe accadere. E quindi io penso che più si avranno dati, più saranno lunghi i dati, lo vedremo sicuramente emergere molto di più. Penso anche che a livello IPCC cambieranno questi statement da quello che ho visto. Comunque vediamo, il prossimo IPCC report uscirà fra qualche mese, quindi potremo vedere se ci sarà un update su questa questione. Ci siamo? Che c'è un'altra domanda di Alessio Saturnino. Avete sentito tutta la risposta? Hai sentito? Sì, assolutamente. Sì, salve, io sono Alessio Saturnino
E volevo porle un po' una domanda, una questione più che altro quasi filosofica, riflettendo un attimo sul ruolo della scienza e più che altro la fiducia che viene dall'alto riguardo alle scoperte tecnologiche e scientifiche. Perché io adesso porto un esempio abbastanza vicino a me perché studio biotecnologie e sono al primo anno. Però ecco, un esempio che voglio portare è quello di John Love, uno scienziato inglese che appunto ha studiato dei batteri biotecnologici per produrre biocombustibili importanti anche per l'industria. Ha dimostrato che effettivamente, attraverso diversi brevetti, si poteva avere una conversione più green delle industrie. Eppure ci sono voluti 3 anni affinché egli potesse ottenere appunto degli incentivi da parte ad esempio di un'azienda petrolifera Shell abbastanza importante. Quindi ecco, perché ci vogliono così tanti anni affinché si possa avere una conversione più ecosostenibile delle industrie? Non sarebbe molto più semplice imporle dall'alto in una di queste conferenze, no? Ad esempio all'Accordo di Parigi, non sarebbe stato più semplice imporlo invece che fissare solamente degli obiettivi? Questa è una domanda complessa. Allora, imporre delle politiche a livello globale io penso che sia una cosa estremamente difficile per tanti motivi. Prima di tutto perché i paesi del mondo hanno esigenze così diverse e situazioni così diverse fra di loro, che è molto difficile imporre lo stesso tipo di politica a paesi che hanno situazioni così, così diverse. In più, quando si parla di decarbonizzazione del sistema energetico, diciamo, è vero che uno può dire sì, ma c'è anche detto che a livello economico conviene, eccetera, però è anche vero che alcuni settori, che oggi sono settori molto potenti, sicuramente non ne beneficerebbero. E questi settori con le loro lobby influenzano anche molte delle scelte che vengono fatte a livello politico. In più, quando si parla di queste politiche, si parla di orizzonti temporali di 10, 20, 30 anni. E come ben sai, la politica ha orizzonti temporali molto più brevi, cioè cambia un'amministrazione, cambia la posizione rispetto a Parigi e che cosa impone? Che cosa può imporre agli Stati Uniti o alla Cina? Non c'è modo di imporre niente. Quindi è per questo che io dico che secondo me sarà impossibile avere un accordo che imponga politiche così pesanti per periodi così lunghi, perché è una situazione troppo complessa a quei livelli lì. Ed è per questo che io dico che la spinta deve venire dal basso, cioè deve venire da una spinta politica dalle persone, soprattutto dalla società civile, dall'economia, dalle aziende, che si devono rendere conto che ormai la transizione all'economia la cosiddetta green economy è una transizione che conviene sotto tutti i punti di vista, sia quello ambientale sia quello economico. Ma sai, imporre cose a livello internazionale non è facile. Richiede, prima che ci si mette d'accordo, il cambiamento climatico sarà già fatto. Avremmo già raggiunto più o meno il business as usual, quindi è veramente dalla coscienza delle persone che deve venire la spinta. Penso almeno. Se ci sono altre domande, vi prego di alzare la mano. Nel caso non sapeste come fare, se vedete nella barra in basso nera c'è una zona dove c'è scritto partecipanti, c'è una freccina. Cliccandoci trovate 3 puntini e lì c'è la possibilità di alzare la mano.
se non ci sono altre domande, non so, Matteo, se volevi dire qualche parola di chiusura da parte tua, anche degli altri alunni del collegio. Sì, da parte di tutto il collegio e della comunità degli alunni io la ringrazio molto per aver tenuto questa conferenza molto, molto interessante su un tema che insomma anche durante la pandemia e anche considerato la pandemia resta comunque molto attuale. Avrei forse un'ultimissima domanda se ha tempo e poi certo. magari chiudiamo. Sul suo lavoro di ricercatore del clima. Come ha spiegato prima, ha illustrato che per capire un fenomeno del clima occorre osservarlo più su un lungo periodo, chiaramente, per capire il trend e le oscillazioni. Insomma, a livello di piccoli periodi contano poco sul risultato finale. Per valutare, per esempio, quanto buona è una politica, per esempio, sulle emissioni a livello locale, lei cosa sostiene sia più importante, sia serva magari integrare le emissioni di CO2 sul periodo dopo che è stata introdotta, o se servono, insomma, cioè serviranno certamente molti, molti parametri, ma volevo chiederle, insomma, come si può vedere o come si può prevedere la bontà di riuscita di alcune misure, insomma, in questo senso. Guarda, in genere il parametro principale che si vede sono le emissioni cumulate nel tempo, perché, come dicevo prima, il tempo di vita della CO2 e anche del metano, il metano è 12 anni più o meno, la CO2 è molto più lungo, è dai 50 ai 100 anni, c'è una grande variabilità delle stime, e comunque diverse decadi. Quindi non è che si possa vedere il risultato di qualcosa che avviene su qualche mese o su qualche anno. Cioè il lockdown che abbiamo visto, quella curvetta delle emissioni che vanno giù, sulle quantità di CO2 o sugli effetti climatici neanche lo vedremo. Sarei molto sorpreso. Adesso non so se quella curva che ho fatto vedere l'ho presa a metà del 2020, quindi non so quale sia poi il numero finale sulla riduzione del 2020. Ma non è che sia andata a zero, ma se dopo tutto ricomincia più o meno come prima, e dal punto di vista accumulativo non si vede niente. Quindi in genere quello che si vede è al fattore cumulativo delle emissioni, e questo va fatto sui periodi più lunghi possibile. È molto difficile valutare dopo 2 o 3 anni se una certa politica ha avuto un effetto o no. Infatti penso neanche si vede. Ti faccio l'esempio dell'analogo sui cambiamenti climatici. Quando io ho iniziato a fare questo lavoro qui, quindi praticamente negli anni 80, io ho partecipato all'IPCC fin dagli anni, fino al primo rapporto del 1990, avevo, insomma, poco più della tua età, qualche netto in più, ma insomma non tanti, eravamo verso l'inizio in realtà di quella che è stata l'impennata delle temperature degli anni 70 in poi, e all'epoca nessuno si sarebbe mai sognato di dire quello che ho detto io, nel senso che, insomma, le evidenze non c'erano, non c'era ancora un record storico abbastanza lungo per poter avere delle conclusioni robuste. Piano piano che sono andati avanti gli anni, le temperature con le oscillazioni e con le loro oscillazioni, però si è visto che questo trend continuava, e solo 30 anni dopo l'IPCC e solo recentemente, nel 2007, che ha avuto degli statement sul riscaldamento robusti, nel senso detto sì, effettivamente questo sta succedendo. E questo è un po' un problema, no? In tutti questi discorsi, perché purtroppo gli effetti non si vedono così,
non è che tu fai una cosa e vedi su. Col Covid è molto più facile magari, perché sai, Covid si sviluppa molto più velocemente e va via anche molto velocemente, speriamo quantomeno, quindi tu puoi vedere gli effetti di una politica immediatamente. Con i cambiamenti climatici bisogna avere pazienza, insomma si parla dei prossimi 30 anni e soprattutto si vede ai fattori cumulativi, perché il clima vede tutto quello che è successo negli ultimi 50 anni, quindi dovremo vedere, per questo le politiche vanno implementate in maniera progressiva negli anni e nelle decadi. Non so se hai risposto alla tua domanda. Sì, assolutamente. Grazie mille. Ci sono altre domande oppure no? Magari si è fatto tardi. Okay, sì. Va bene, allora io vi ringrazio. Per qualsiasi cosa potete mandarmi un'email o insomma se qualche chiarimento o qualcosa. In genere, anche se non immediatamente rispondo, niente, speriamo prima o poi di vederci di persona. Bene. Professore, grazie davvero per il quadro un po' inquietante, ma giustamente realistico, però ci ha dato anche delle speranze. Quindi... No, guardi, io in realtà sono... Allora, sono... diciamo moderatamente ottimista, mettiamolo così, perché poi magari per due motivi, uno un motivo pratico e uno un motivo filosofico, se mi permette, magari quello filosofico sembrerà un po' strano, ma ve lo dico lo stesso. Quello pratico è che secondo me ormai questa spinta della green economy è avviata e non si ferma più. Cioè il fatto che il Presidente degli Stati Uniti metta fra le sue tre priorità della sua amministrazione il cambiamento climatico, che poi il cambiamento climatico va visto in maniera generalizzata, include tante altre pressioni ambientali come l'inquinamento e altre cose, è un fatto senza precedenti, significa che è veramente cambiato il modo con cui stiamo percependo questo problema, ma anche a livello europeo, insomma la von der Leyen, il clima, il Papa, cioè voglio dire, queste cose 20 anni fa non succedevano, quindi vuol dire che è veramente cambiato il modo di vedere e quindi la spinta è partita e si è avviata. Il motivo filosofico, che ripeto, potrà sembrare un po' strano, ma insomma voglio dirlo lo stesso, è che secondo me una delle grandi caratteristiche della specie umana è quella della sopravvivenza, cioè tante volte, se ci pensate, tante volte nella storia dell'essere umano abbiamo rischiato di autodistruggerci, la crisi di Cuba, le armi chimiche, le armi batteriologiche e così via. Avevamo i mezzi per autodistruggerci, abbiamo tutt'oggi i mezzi per autodistruggerci, però non l'abbiamo mai fatto. Cioè c'è sempre stato alla fine, anche nelle più grandi pazzie dei vari leader che si sono succeduti, alla fine non si è fatto, perché io penso che subentra un senso di sopravvivenza della specie, che anche in questo caso, secondo me, questo magari è ancora più strano, si sta manifestando proprio in questi movimenti giovanili, secondo me. È una manifestazione di quello che è lo spirito di sopravvivenza della specie. Vi dico un'ultima cosa e poi me ne vado. Durante il lockdown tutti noi abbiamo avuto un sacco di tempo per riflettere e io ho riflettuto su questa cosa qui, che se vi ricordate noi facevano vedere queste immagini, in pianura padana non c'era più l'inquinamento, a Pavia probabilmente non c'era più inquinamento, ma neanche in Cina, a Venezia si vedevano i pesci e così via. Cioè nel momento in cui la nostra società era in ginocchio, perché parliamoci chiaro, eravamo tutti in ginocchio disperati, l'ambiente non è mai stato così bene negli ultimi 70 anni. Le emissioni diminuivano, cioè il resto del pianeta faceva festa. E poi invece quando, fra virgolette, siamo bene noi, l'ambiente entra in crisi. Questo significa che noi abbiamo completamente perso sintonia con il resto del pianeta, e questa è una cosa assurda, perché il pianeta è la nostra casa, è come se noi a casa nostra per stare bene ci mettessimo a distruggere tutti i mobili.
insomma, è una follia. Quindi questo modo di vedere le cose, secondo me, deve cambiare e sta cambiando, proprio per far sì che la nostra società non vada in frantumi, perché questo rischio c'è, quei 4 gradi di riscaldamento globale in 100 anni, adesso potranno sembrare niente, ma significa vivere in un pianeta diverso. E se già una pandemia ci ha messo in ginocchio, insomma, una malattia che non uccide tutti, uccide, insomma, una mortalità relativamente bassa, ha messo in ginocchio i sistemi mondiali, figuriamoci che cosa può fare un sconvolgimento del clima globale, diversi metri di innalzamento del livello del mare e così via. Quindi veramente qui, secondo me, subentrerà questo senso di sopravvivenza che ci farà percepire l'ambiente in una maniera molto diversa da come facciamo adesso. Io sono convinto di questo, poi magari la storia mi smentirà, ma penso che succederà. Grazie allora per questa chiusura ottimistica. Sì, va bene. Intanto speriamo che passi la pandemia, poi almeno possiamo almeno vederci di persona. Esattamente. Va bene. Grazie davvero ancora, glielo abbiamo detto 10 volte, 100.000, veramente grazie. E grazie a tutti i presenti, grazie a Matteo, grazie a Anita che ha fatto assistenza e buona serata a tutti. E un saluto a Matteo, perché ormai sono 2 anni che ci scambiamo email, almeno finalmente siamo riusciti a vederci. E se viene a Trieste magari ci incontriamo e ci facciamo una chiacchierata. Va bene, grazie mille. Grazie a tutti, ciao.